Il paziente zero è l'essere umano da cui parte il contagio di un'epidemia. L'umano zero è chi scatena il virus che genera un mondo migliore. Ma che razza di umani è il luogo che racconta questa nuova epidemia? L'umano zero ha dovuto, o voluto, cambiare vita, prospettiva, punto di vista. L'umano zero ha fatto fatica, ha sudato, forse anche pianto, ma ce l'ha fatta. E oggi lui o lei, e il pezzo di mondo che abita, sono migliori. E tu? Che razza di umano sei? Buonasera a tutti e bentornati a Umani Live. Siamo qui insieme anche questo mercoledì, precisamente 15 dicembre, quindi il Natale ormai alle porte. Tutti ci chiediamo come sia avvenuto questo salto temporale per cui mancano solo 10 giorni a Natale. Eppure, anche se in crisi per le prenotazioni di vaccini e fatti di cronaca e quant'altro, già sentiamo nell'aria un po' il dovere di essere più buoni e sentiamo che a Natale siamo tutti un po' più buoni. Ma stasera vorrei proprio discutere con i miei ospiti cosa significa essere più buoni, nel concreto, cosa significa se non essere più umani. E in effetti questa sera mi trovo qui appunto con due ospiti che sono due volontari, abbiamo Andrea Bulgarini. Ciao. E Marco Giorgino. Ciao. Ciao. Che sono due volontari di un gruppo, anzi un movimento umanista, quindi proprio in linea con Umani Live, molto particolare. E il gruppo si chiama Mondo Senza Guerra e Senza Violenza e quindi ci facciamo spiegare da loro come è nato, cos'è, dove opera. Certo. Grazie innanzitutto per l'invito, perché per me l'ho trovato molto interessante trovare qualcuno che fosse in questi temi. Questi temi che hanno a che vedere appunto con mettere l'essere umano come valore centrale. Valore centrale vuol dire muoverti nella tua vita quotidiana, cercando di vedere nelle persone che incontri e nelle persone con le quali fai qualcosa un valore che per noi è prioritario. Ci chiamiamo Mondo Senza Guerre, Senza Violenza proprio per questo, perché facciamo attività su tematiche che hanno a che vedere ovviamente con il disarmo, con il non avere più le armi in generale militari e ovviamente le guerre in tutto il mondo, ma appunto si è aggiunto anche non violenza proprio perché le due cose devono andare insieme. Se la guerra si può dire è l'espressione più potente di quello che è la violenza, perché certo, è in espressione in grande stile, con un grandissimo, l'apoteosi di tutto, ci si deve muovere in contemporanea anche con un atteggiamento non violento, prima di tutto con se stessi, quindi riconoscere che ci facciamo delle violenze e poi con tutte le persone che ci sono intorno e di conseguenza poi, non dico che cosa è automatico, però ti domandi cosa posso fare anche per gli altri, ok? E quello che facciamo noi è divulgare su questi temi, fare attività che facciano conoscere quanto in realtà si possa pensare un mondo senza guerre. Perché è talmente una cosa che apparentemente sembra lontana, perché in qualche modo diciamo siamo anche influenzati, no, da un certo tipo di cultura dove alcuni devono sottomettere gli altri, dove c'è una paura del quello che c'è a fianco a te, il tuo vicino può essere il vicino di casa, può essere il vicino di città, può essere della regione, del mondo, quindi diciamo così, è proprio avere un atteggiamento differente e un punto di vista differente sugli altri. Quindi diciamo che il punto di partenza del movimento è proprio rendere gli umani, gli esseri umani, più coscienti di cosa sia violenza e di conseguenza di cosa sia la non violenza e certo, come praticarla, giusto? E quindi vorrei porre innanzitutto delle premesse con voi, ovvero cosa intendiamo proprio con il termine violenza, nel senso che ci sono casistiche, diciamo, specifiche, quindi dei tipi di violenza specifici, oppure lo possiamo considerare proprio in senso più ampio, ma voi come movimento, come gruppo, come la considerate, insomma, la violenza? Ma allora, per noi la violenza è ogni atto che l'essere umano compie per negare la volontà e l'intenzione di un altro essere umano. Questo è un atto di violenza, quindi può essere espresso, come diceva prima Andrea,
tra persone oppure anche a livello sociale. Tipicamente uno pensa alla violenza come la violenza fisica, quella appunto dove c'è il contatto e la distruzione fisica dell'altro essere umano. Ma ci sono anche altre forme di violenza che sono legate, che sono più sottili magari, sono legate magari alla morale piuttosto che alle violenze religiose, alle violenze legate alla cultura o anche quella economica, laddove un principio economico crea disuguaglianza all'interno della società. E questa è un'altra forma di violenza che crea poi disgregazione nella società e tante forme di sofferenza nell'essere umano. E la non violenza è, come dire, in questo senso, è la negazione di tutto ciò che comporta la violenza rispetto al prossimo. Chiaramente è una violenza delle origini anche molto lontane e si può esprimere anche con un pensiero che è quello di trattare l'altro come vorresti essere trattato, che è una regola d'oro, viene anche definita, certo, che è comune in tante culture, in tante religioni e in tante società a livello mondiale. E secondo me però, se uno riesce a renderlo come un valore principale per sé, allora si può diffondere e si può veramente creare una coscienza non violenta a livello mondiale proprio. Anche perché, un po' come dicevamo fuori onda poco fa, pensiamo che appunto la violenza si esplichi solo in larga scala, su larga scala, quindi appunto violenza fisica, le guerre, quindi noi qui nel nostro piccolo diciamo ok, non ci riguarda. Però ad esempio prima Andrea parlava violenza contro se stessi. Certo. E in effetti quello che ci siamo detti fuori onda è: vorremmo tanto che chi ci guarda stasera si mettesse un attimo a farsi un esame di coscienza e pensare dove io faccio le cose con violenza. Anche non per male, mettiamola così, perché è proprio questa la difficoltà di riconoscere la violenza, perché magari è nel sistema culturale, in modi di agire che sono abitudinari, diciamo. E a questo punto vi chiederei in quale modo il movimento insegna appunto a riconoscere queste forme, perché sono molto, non so come dire, si insinuano molto facilmente, ecco, no, certo, così. Ma questo si può riconoscere in se stessi anche da sensazioni che uno ha, semplicemente, perché ti muovi in un certo modo coerente quando stai facendo qualcosa in connessione con l'altro. Quando invece l'altro, l'altra, è, diciamo così, quasi un oggetto davanti a te, non c'è quella sensazione che esiste veramente, quella persona di fronte a te, lì è appunto un essere anestetizzato dalla sensazione che invece siamo esattamente tutti uguali, il colore del sangue è uguale per tutti, e quindi lo riconosci quando ti senti in contraddizione. E cosa devi fare? Devi, diciamo così, riconoscere che hai fallito. Questa per me è una delle prime regole. Fallimento è quella sensazione, è quella situazione dove uno si sente che le cose non andavano esattamente come ci si aspettava, ok? Mm-hmm. E si può applicare in modo generico, in qualsiasi ambito, in qualsiasi situazione. È interessante quando questa aspettativa che uno ha, che le cose debbano andare in un determinato modo e poi non si danno in quel modo che uno si aspetta, che questa, questo riconoscimento che appunto in realtà è fallito, quell'immagine che aveva, è proprio il primo atto che puoi fare con te stesso, te stessa, nel riconoscere che non devi essere violento. Nel senso di violenza che ti fai perché ti giudichi, perché non hai raggiunto il risultato che volevi. Quello è un piccolo esercizio che ognuno può fare, perché capisci che il punto di vista di come potresti viverti tutti i fallimenti della tua vita ti permetterebbe di stare in un modo completamente diverso da invece rimuginare o appunto giudicarti in modo negativo ogni qualvolta qualcosa di storto ti succede. E onestamente, quante cose ci vanno storte? Molte, diciamo.
però puoi prendere spunto da quello come un significativo segnale dove ti puoi dire potrei migliorare, potrei farlo in modo differente, o forse non fa per me quella determinata cosa che ho scelto, quella relazione, e a quel punto veramente non hai più paura di te stesso, nel senso che non hai più paura di poterti immaginare cambiato, cambiata, poterti immaginare che la tua vita sia differente da quella che fino a quel momento hai così vissuto. Sì, ecco, in effetti è un passaggio che richiede autocritica e quindi sicuramente non è una cosa facile, una cosa che viene spontanea, quello certo. E a proposito del fatto che bisogna partire da se stessi per poi promuovere una versione migliore di se stessi e di conseguenza degli altri, perché appunto un'idea umanista è quello di essere collegati, no? Per cui la mia azione ricade su di te, che ricade su un altro, eccetera, eccetera. Certo. E nel momento in cui ho trovato il vostro gruppo, ho subito pensato in realtà a un umano della nostra rubrica, che è Marco Rodari, e lui è il Pimpa in realtà, quindi è il pagliaccio, il Pimpa, e ci porta con un video la sua esperienza con persone che invece la violenza l'hanno vissuta come unica realtà possibile. Quindi vediamo insieme questo breve video e poi chiacchieriamo un po' insieme di questo. In mezzo a quelle macerie ho visto il fallimento del genere umano. L'umano di oggi è Marco Rodari, fa il pagliaccio dove cadono le bombe. I bambini mi chiamano il Pimpa. Per gli adulti invece, Marco è il clown che ha fondato l'associazione per far sorridere il cielo. Da Leggiuno, in provincia di Varese, dove offre servizi di clown terapia negli ospedali e spettacoli di magia nelle scuole, porta la meraviglia di un sorriso a Gaza, Aleppo, Baghdad. Faccio il pagliaccio perché a un bambino a cui hai regalato la meraviglia sarà un portatore sano di pace. La guerra è estrema, nel male, ma anche nel bene. Come a Natale del 2018, quando Marco, dopo un viaggio pericolosissimo e rocambolesco, è riuscito a raggiungere Mosul. Nelle scuole dell'ISIS era vietata qualsiasi forma di espressione. Ho trovato bimbi letteralmente paralizzati. Ma dopo un semplice attimo di magia, l'apatia è sparita e ha lasciato il posto alla meraviglia. Oh, e abbiamo riso tutti insieme. Ma prima c'è stata quella notte a Baghdad, quando in ospedale arriva una bimba. Estratta viva, solo lei nella sua abitazione. Niente mamma, niente papà, niente fratelli. Shamila, dopo l'operazione, stava bene, ma non parlava più. Ci provano tutti a ridarle la voce, medici, infermieri, psicologi. Poi, per ultimo, arriva lui. Il pagliaccio! Con un pezzettino di corda, un piccolo gioco di magia, Shamila ha sorriso, ha parlato. E poi è diventata la mia aiutante pagliaccia. Se diamo ad ogni bimbo la possibilità di sognare, di pensare che potrà fare qualcosa di bello nella sua vita, quando sarà grande, la guerra non deciderà di farlo. Ma anche chi ha sparato, i militari che ho conosciuto, le persone che sono via, la maggior parte non ha deciso di fare la guerra. Gli hanno infilato qualcosa in mano e per difendere la propria famiglia o se stessi hanno cominciato a fare la guerra. Chi ha una cosa bella da fare non decide di fare la guerra. Ringraziamo Marco, che è sempre un piacere ascoltarlo, e vi vorrei portare, per chiacchierare un attimo appunto sulla sua testimonianza, le frasi che secondo me riassumono bene la sua filosofia, che alla fine è anche la vostra, perché quella umanista è la stessa. La prima è: un bambino a cui hai regalato la meraviglia, che nel caso del clown è appunto solamente una risata, niente di che, quindi per noi niente di che, sarà un portatore sano di pace. Quindi torna un po' al discorso che stavamo facendo noi, no? Quindi se una persona ha conosciuto solo violenza, agirà per forza in modo violento. E invece vedere che c'è qualcosa d'altro lo porta a sapere anche che c'è altro, che quindi può proiettarsi in altro, no? E questo penso che rispecchi bene anche le idee del vostro gruppo. Sì, sì, assolutamente. Non per niente, tra le varie attività che abbiamo fatto, se anche noi abbiamo fatto meno esperienze, altri gruppi di più, siamo andati nelle scuole.
proprio per questo tema che dici tu. Quindi dare un esempio, lasciare lì un seme che ha a che vedere con appunto una prospettiva di un atteggiamento verso gli altri diverso da quello che sennò uno si aspetta. Chiaro, c'è gente meno fortunata dal punto di vista che nasce in situazioni belliche e quindi è difficile, però Marco è una persona che ci fa vedere che in qualche modo qualcosa può arrivare anche a loro. Anche uno spiraglio piccolo. Uno spiraglio, ma gli arrivano. Può anche fare tanto. Anche perché la cosa importante è comprendere anche l'ambiente in cui si cresce. Certo. E molto spesso non si considera il fatto che, come nella tua crescita, tu non hai scelto l'ambiente in cui sei nato, non hai scelto l'ambiente in cui sei cresciuto, per cui quel condizionamento ti ritornerà sicuramente per tutta la vita. E come si diceva anche prima, quando tu comprendi anche questo, riesci a meditare anche su questo, che non hai scelto tu di crescere in un paese in guerra, non hai scelto tu di crescere in mezzo alle bombe, allora puoi cercare di proiettare a futuro qualcosa di nuovo, qualcosa che sia rivoluzionario rispetto al tuo paesaggio di partenza. Questo sì. E in effetti, anche spostandosi dall'altra parte, quindi dalla parte di chi spara, Marco dice: chi ha una cosa bella da fare non decide di fare la guerra. Questo per dire, bene, se tu vuoi vivere, vuoi proteggere la tua famiglia, ti diamo un fucile in mano, tu cosa fai? Tu conosci solo quel modo di comportarti, per cui certo lo imbracci, spari. Però è un po' come dicevamo prima, quindi conosci solo quel contesto, ti comporti in quel modo. E questo secondo me sottolinea anche tanto che anche chi è violento non sceglie di esserlo. Certo, ma c'è una condizione d'origine che in qualche modo ti influenza e ti porta a stare dentro in una situazione molto violenta e quindi hai come riferimento quello come risposta, diciamo così, sociale. Ma appunto in realtà ci sono tanti esempi di personaggi che hanno portato la non violenza nel mondo e le situazioni in cui loro si trovavano erano estremamente violente. Però c'è stata la possibilità, si sono dati prima di tutto se stessi la possibilità di portare avanti, far crescere quella appunto atteggiamento non violento che poi chiaramente faccio l'esempio di una delle persone più conosciute a livello mondiale che è appunto il Mahatma Gandhi. Da un piccolo uomo apparentemente gracile aveva però internamente molto chiaro come muoversi e quale fosse la sua idea di una nuova società. E ha cercato ed è riuscito ad avere a portare dei cambiamenti nella società indiana con un atteggiamento non violento. E questo è stato emblematico e molto, diciamo così, interessante per tutti gli esseri umani, perché si è visto che si può ambire a un cambio della società anche con un'azione non violenta. Ecco, abbiamo visto l'esempio di Marco, abbiamo sentito l'esempio di Gandhi, ma torniamo al movimento e proprio nel concreto, quindi. Sappiamo che se andate a vedere la loro pagina Facebook, che è molto aggiornata, vedrete che in realtà dentro questo movimento ci sono vari gruppi. Ad esempio il vostro è... Argonauti per la pace. Già il nome è bellissimo, Argonauti per la pace, è il mio preferito, posso dirlo. E diciamo che ogni gruppo si occupa di una violenza specifica, se così la vogliamo chiamare, giusto? Sì, allora, si muove attraverso un gusto, quindi chi crea un suo equip, un suo team, per conoscenze, perché ha appunto un maggior approccio in un determinato ambito e ambiente, porta avanti le tematiche della non violenza legate appunto a mondo senza guerra e senza violenza, dove appunto ha più, diciamo così, adesione. Sì, per esempio a Milano abbiamo dei gruppi che fanno corsi di educazione per ragazzi nelle scuole, quindi si muovono all'interno proprio del percorso scolastico per inserire nuovi contenuti che tipicamente sono un po' borderline per i corsi standard.
È molto vero, anche perché spesso si parla di introdurre diritto, ma se introduci diritto ad esempio alle medie forse non è proprio l'approccio più corretto, ma se si parlasse più di educazione civica, ancora meglio proprio di educazione umana, mi viene da dire, questo approccio può essere anche più utile. Certo, no? Certo. E poi nel nostro caso specifico, noi siamo nati nel 2010, abbiamo una sede a Milano e noi ci muoviamo nell'ambito della coscienza non violenta applicata al pacifismo, quindi facciamo molte denunce rispetto agli armamenti, alle spese legate agli armamenti, chiediamo un disarmo progressivo, un disarmo nucleare immediato, chiaramente, quindi seguiamo tutto quel canale legato appunto a tutti quei trattati che vengono firmati a livello internazionale per la messa al bando e l'eliminazione delle armi nucleari. In questo specifico momento storico siamo molto su questo argomento e abbiamo partecipato anche al Climate Camp recentemente a Milano, dove abbiamo portato i contenuti dell'inquinamento legato anche alla produzione e all'utilizzo delle armi nucleari, collegato chiaramente anche alla proiezione che adesso sembra così di moda di riaprire un dibattito sul nucleare civile. Noi stiamo un po' su questo pezzo e facciamo attività sia nella nostra sede che organizzando dei gazebo in giro per Milano, chiedendo anche degli ospiti di portare dei contenuti. In effetti vi avrei chiesto che tipo di eventi fate, come vi si può riconoscere in giro, ma certamente sono manifestazioni pacifiche e non violente, ovviamente. Anche perché sembra sempre tanto che una protesta debba assumere delle connotazioni, anche solo un linguaggio violento, per essere ascoltate e per passare, ma in realtà voi siete uno dei tanti esempi che non è per forza così. No, assolutamente. Cioè, puoi denunciare la cosa più grave al mondo, come per noi può essere la guerra, non è l'unica. Certo. Però con un modo che è non violento, ma anche in qualche modo che può includere gli altri, in una sensazione che il mondo può essere diverso, prima di tutto, e che anche tu che passi poi, diciamo così, aggregarti a noi e fare la stessa cosa che facciamo noi. Quindi di solito sono gazebi dove chiediamo alla gente di partecipare allo stesso gazebo, piuttosto che lasciare una foto, contribuire con una raccolta firme se c'è la raccolta firme. Di solito ci piace disegnare, che ne so, striscioni, cose colorate, cose che chi vuole può eventualmente farne parte. Mi ricordo, non so se c'è tempo, ma è una cosa velocissima, un po' di anni fa avevamo fatto attraverso, chiaramente, sempre tutto con, diciamo, le nostre capacità, quindi che siano tante o poche non te lo so dire, però le capacità di noi e chi conosciamo. E abbiamo chiesto a un'amica di fare un costume a forma di barile di scorie radioattive. Bellissimo. E ce l'ha fatto, siamo riusciti grazie al suo aiuto. Era molto semplice, ma nella sua semplicità permetteva a tutti quelli che partecipavano a quella nostra attività di indossarlo per dire no alle scorie radioattive. È stato uno dei tantissimi esempi. Un'altra volta avevamo preso dei barattoli, sempre per far stare sul tema delle scorie, barattoli di fagioli, fagiolini, piselli e quant'altro, stampare delle etichette e mettere su che erano delle scorie creative. Cioè, non bisogna avere chissà che mezzi, insomma. Senza grandi mezzi, anche perché poi appunto non ci interessa neanche fare delle cose eclatanti dal punto di vista economico. Però che appunto siano compartecipative per noi, in modo che tutti quelli che fanno parte del gruppo possano dare il suo apporto, ok? E degli altri che conosciamo e degli altri che andremo a conoscere, perché poi appunto non sai mai, così come è stato molto bello incontrare te e voi,
Così non sapremo, no, domani chi incontreremo, chi sarà eventualmente sul nostro percorso o noi saremo sul percorso degli altri. In effetti un aspetto molto bello di questo movimento è appunto, sì, si esplica poi in gruppi, ma è un movimento, quindi sì, chiunque tu sia puoi andare e sentirti parte e prendere parte come vuoi, quando vuoi. Quindi di nuovo, un po' per tornare alla polemica sull'essere buone a Natale, dobbiamo per forza aspettare Natale? Ovviamente no. Dobbiamo per forza essere attivisti per la pace di tutti i giorni? Sarebbe bello, ma siamo per l'appunto umani, quindi a volte non c'è possibile. Possiamo però tentare il nostro meglio, questo sì. Ci avviamo dunque verso la conclusione, come sempre lo dico a malincuore, perché come sempre stare qua delle ore, ma vi consigliamo questa volta dei libri. Perché magari qualcuno si vuole approcciare a, appunto, a questa concezione di umanista, cosa vuol dire, che comprende, e quindi abbiamo in realtà tanti suggerimenti, sì, che ci esplicherà Andrea velocemente, giusto. Beh, allora, i titoli, insomma. Questo diciamo è la parte proprio base per dire chi siamo e chi è Silo, nel senso che tutto è nato da una persona argentina che nel 69 ha fondato il movimento umanista e poi di conseguenza si sono date tutte le varie associazioni, organismi legati a questo, e si chiama La guarigione della sofferenza. Poi quest'altro libro, fai vedere tu, bravissima, okay. Esperienze guidate. Parlavamo prima del lavoro personale. Lavoro personale vuol dire conoscersi meglio e cercare di superare quelli che ognuno ha, tensioni o climi, situazioni che appunto vuole superare, e questo può essere un libro che ti può aiutare con una serie di racconti. Autoliberazione è sempre sul tema, approfondendo quelle che sono le conoscenze psicofisiche di ognuno di noi, come lavorare su queste, come rilassarsi e poter superare eventuali, chiamiamoli così, ostacoli, ok? È molto stringato, però insomma diciamo così in linea di massima. Ultimo, a chi non piace leggere, sì, un ottimo breve documentario di 45 minuti che si può trovare su YouTube, sui canali online, che si chiama Silo, il saggio delle Ande. Le Ande perché appunto è da lì che nacque il movimento umanista. Poi scriveremo tutti questi titoli sui social di Milano News e di Ma che razza di umani, quindi se vi interessano tranquilli troverete i titoli lì. Quindi anche per questo mercoledì dobbiamo concludere, voi cominciate a prendere nota del vostro esame di coscienza, però questa volta ci salutiamo in un modo un po' speciale. Per tutti voi, pace, forza e allegria. Ci vediamo mercoledì prossimo, buona continuazione. Il paziente zero è l'essere umano da cui parte il contagio di un'epidemia. L'umano zero è chi scatena il virus che genera un mondo migliore. Ma che razza di umani è il luogo che racconta questa nuova epidemia? L'umano zero ha dovuto, o voluto, cambiare vita, prospettiva, punto di vista. L'umano zero ha fatto fatica, ha sudato, forse anche pianto, ma ce l'ha fatta. E oggi lui o lei, e il pezzo di mondo che abita, sono migliori. E tu? Che razza di umano sei?